In tutta l'Europa, culla di antichi stati-nazione, le regioni cominciarono ad acquisire sempre maggiore forza politica. La Lega Lombarda dichiarò l'indipendenza dell'Italia settentrionale. In tutta l'Europa fiorivano il nazionalismo e persino il fascismo. Questi gruppi contestavano continuamente il governo centrale, il governo nazionale. In Germania, in particolare, la protesta venne repressa con fermezza da parte delle autorità. L'Europa rischiava di frammentarsi in tanti staterelli. Molte di queste regioni scoprirono di avere molti più interessi in comune di quanti ne avessero con i governi nazionali che, nel tentativo di trovare un compromesso, cominciarono a spostarsi progressivamente a destra. Tuttavia, il caos all'interno dei confini dell'Europa non era nulla se paragonato alla devastazione politica e ambientale oltre confine. Al volgere del millennio, anche la Russia si stava disintegrando. La letale eredità del comunismo, l'economia paralizzata, l'inquinamento, la corruzione finì col travolgere i maldestri tentativi di democrazia. Nella confusione che seguì, esplosero le rivalità etniche, la bomba a orologeria piazzata da Stalin. Ai confini della Russia, una dopo l'altra, le varie repubbliche piombarono nell'anarchia. Nella Russia stessa, milioni di persone abbandonarono le loro case, una migrazione di proporzioni mai viste dopo la Seconda Guerra Mondiale. Con la destituzione del presidente Yeltsin da parte dei fautori della linea dura, in realtà comunisti di vecchio stampo che si atteggiavano a nazionalisti, la vita divenne estremamente dura in Russia. Iniziarono le persecuzioni degli ebrei e di altre minoranze. L'iperinflazione gettò il paese nella miseria, con l'eccezione ovviamente degli usurai. In alcune regioni vi fu la carestia, come ai tempi di Stalin. Questa volta nessuno cercò di fermare la popolazione che espresse la sua volontà lasciando le proprie case. Città e villaggi interi furono improvvisamente abbandonati. Non ho mai visto Mosca così deserta, tranne dopo l'ondata di panico causata dall'incidente nucleare di Smolensk. Un giorno mi recai in visita da mio zio. La porta era aperta, ma in casa non c'era nessuno. Le sue cose erano ancora lì. Un vicino mi riferì che la famiglia era partita, portando con sé solo alcune valigie. Per loro l'unica meta possibile era l'Occidente. Milioni di russi, ucraini, rifugiati dal Caucaso, affluivano nell'Europa dell'Est. Da qui tentavano di raggiungere l'Occidente. Ogni notte, migliaia di persone cercavano di attraversare clandestinamente i confini della Germania. Le guardie di confine rafforzarono sempre più la sorveglianza. I campi profughi erano oltre i limiti di saturazione. Gli assistenti sociali erano sopraffatti. Ci sono 0 gradi e la gente non ha nulla da mangiare. Qui ci sono 600 persone, il cibo scarseggia, l'acqua è inquinata, stiamo finendo le medicine. È una catastrofe totale. Decine di migliaia di profughi si diressero verso le capitali europee, spingendosi fino a Londra, dove si accamparono nelle strade. I fondi necessari per assisterli misero in ginocchio la già provata assistenza pubblica. La situazione era insostenibile e non si intravedeva alcuna via d'uscita.
fino a quando la volontà politica non fu risvegliata bruscamente da un'ennesima tragedia. Alle 5 del mattino, una telefonata mi informò che dovevo recarmi il più presto possibile a Downing Street. All'epoca ero un giovane sottosegretario. Quando giunsi a Downing Street, il gabinetto era già in seduta straordinaria. Durante la notte si era prodotto un terribile incidente al confine tra la Germania e la Polonia, in un paese chiamato Görlitz, dove c'era un grande campo profughi. Alcuni neonazisti, spacciandosi per assistenti sociali, si erano introdotti nel campo e avevano sparato all'impazzata sulle tende. Morirono 94 tra uomini, donne e bambini. Intorno a quel tavolo, la sensazione era che la crisi dei rifugiati, e non dimentichiamo che in quel momento l'Inghilterra da sola era alle prese con mezzo milione di rifugiati, dicevo, la sensazione era che bisognava fare qualcosa per questa crisi, qualcosa di grosso. E così fu. Dopo una settimana dal massacro compiuto a Görlitz, i governi nazionali presero la decisione comune di erigere un muro lungo i confini più orientali dell'Europa. Lo scopo era di tenere a bada la disintegrazione della Russia. Il muro si estendeva da Odessa sul Mar Nero, andando verso nord, lungo i confini dell'Ucraina e della Bielorussia, per poi girare intorno agli stati baltici fino alla Finlandia. Una cortina di ferro scendeva ancora una volta sul continente. Questa volta era l'Occidente a calarla per tenere lontano il blocco orientale. La costruzione dell'Ostmauer, il muro orientale, fu un male necessario. Ovviamente avevamo tutti dei dubbi. Dopotutto il muro di Berlino era stato abbattuto solo 11 anni prima. Ma sa, la situazione era veramente disperata. Ad Amsterdam i rifugiati vivevano letteralmente nei teatri, nei cinema e addirittura nelle gallerie d'arte. E ovviamente la criminalità aumentava. No, penso che senza il muro la situazione sarebbe degenerata in anarchia sociale. E poi non era affatto come la cortina di ferro. Il nostro muro fu costruito a furor di popolo. Gli europei sapevano che era l'unico modo per sopravvivere. Noi britannici, insieme agli svedesi e ai danesi, contestammo la decisione in quanto eccessivamente drastica, ma cedemmo in base alla promessa che per qualche tempo sarebbero stati ancora concessi i visti di ingresso. I francesi e gli spagnoli volevano una riduzione del loro contributo finanziario in quanto sostenevano essere meno interessati al problema, ma era soltanto una scusa. Anche loro avevano gravi problemi con le migrazioni di massa dal Nord Africa. Così, l'anno dopo la costruzione del muro orientale, si cominciò a lavorare nella zona cuscinetto del Maghreb e lungo il Mediterraneo settentrionale. Nel complesso, un bel inizio di millennio. Tuttavia l'umore predominante era l'entusiasmo. I paesi europei avevano deciso insieme di costruire il muro. Questa complicità diede loro la spinta politica per l'integrazione. Nel 2002 il summit di Berlino fondò il primo governo paneuropeo. 23 stati europei delegarono i principali poteri a un'autorità centrale nominata da un parlamento eletto direttamente dai popoli. Oh, era una sensazione meravigliosa, dopo tutti quegli anni, sapere che ce l'avevamo fatta. Che le insignificanti pretese delle singole nazioni erano state messe da parte per costruire un destino ben più glorioso. Che gli europei potevano nuovamente mettersi a capo del mondo civilizzato. Un nuovo rinascimento. Era meraviglioso. Per i tedeschi fu un momento memorabile. Significava che per la prima volta le conseguenze della guerra mondiale, i sensi di colpa, la rabbia, tutto questo poteva essere dimenticato. Eravamo ritornati grandi, ma grandi come parte dell'Europa. Come disse Thomas Mann, non un'Europa tedesca, ma una Germania europea.